L'umanità è sempre stata affascinata dall'idea di creare qualcosa che assomigliasse a noi stessi. Tuttavia, per secoli, anche le nostre creazioni più ingegnose non erano del tutto convincenti. In fondo, ciò che mancava era la presenza di un pensiero. Negli anni 40, le capacità dei computer sembravano abbastanza simili al funzionamento dei cervelli umani, alimentando così fervide immaginazioni. Oggi le macchine intelligenti sono ovunque intorno a noi. Possediamo ora automobili e robot reali, alcuni dotati di abilità meccaniche straordinarie, altri capaci di eseguire attività che imitano i sensi umani o la potenza del cervello. Altri ancora ci istruiscono in una miriade di materie e traducono in e da dozzine di lingue. Negli anni 50 le macchine intelligenti erano ancora un sogno, una visione di ciò che avrebbe potuto essere il futuro. Ma già in quell'epoca un brillante matematico e visionario britannico, Alan Turing, sosteneva che un giorno i computer avrebbero potuto raggiungere l'intelligenza umana. Egli sosteneva che un computer poteva essere considerato capace di pensare se le sue espressioni fossero state così convincenti da portare una persona che vi interagiva a non distinguere le sue risposte da quelle di un essere umano vero. Questo concetto è noto come il test di Turing. Ma proprio in quegli anni, e precisamente nel 1956, venne fissata la data di nascita dell'intelligenza artificiale, così come la intendiamo oggi. In quell'anno, infatti, si parlò per la prima volta di intelligenza artificiale durante un convegno che si tenne al Dartmouth College nel New Hampshire, Stati Uniti, che vide la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi di quella che sarebbe successivamente stata definita intelligenza artificiale, ma che allora veniva denominata sistema intelligente. Durante questo storico convegno furono presentati alcuni programmi già capaci di effettuare alcuni ragionamenti logici, in particolar modo legati alla matematica. Il programma Logic Theorist, sviluppato da due ricercatori informatici, Alan Newell e Herbert Simon, era infatti in grado di dimostrare alcuni teoremi di matematica partendo da determinate informazioni. I pionieri dell'intelligenza artificiale erano convinti che i computer avrebbero rapidamente acquisito la maggior parte delle caratteristiche dell'intelligenza umana. Spinti dall'ottimismo e dalla competizione della guerra fredda, il governo investì milioni di dollari in ricerche di base sull'AI, distribuendo fondi in vari centri di ricerca. Si svilupparono nuovi linguaggi di programmazione concepiti appositamente per ottimizzare la programmazione logica dell'intelligenza artificiale, contribuendo a creare una cassetta degli attrezzi ricca di algoritmi e tecniche avanzate. I computer furono dotati di capacità sensoriali e istruiti sul mondo reale. Per circa 15 anni, la ricerca sull'AI attraversò un'età dell'oro, con il successo che sembrava inevitabile. Sembrava che le macchine non biologiche avrebbero sviluppato una forma di intelligenza propria. Le prospettive erano allettanti e, in una affascinante narrazione, talvolta persino inquietanti. Apri la saracinesca esterna, Hal. Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo. Se fino alla metà degli anni 60 la ricerca sull'intelligenza artificiale era principalmente rivolta a programmi specializzati nella risoluzione di problemi matematici, è del 1966 la sperimentazione del primo chatbot della storia, ELISA, ossia un sistema ideato per simulare la conversazione. Nelle intenzioni del suo sviluppatore, Joseph Weizenbaum, ELISA è in grado di simulare il comportamento di uno psicanalista di scuola rogeriana. Pur nel suo funzionamento rudimentale, ELISA costituisce il prototipo dei più importanti progetti di ricerca sul potenziale di interazione fra esseri umani e macchine e, secondo alcuni studiosi, rappresenta ancora oggi lo standard per gli sviluppatori di chatbot. Per molto tempo, poi, alcune delle macchine di intelligenza artificiale sono state pensate per applicazioni di tipo ludico. Fra questi, negli anni 90, Deep Blue, un computer prodotto da IBM e progettato appositamente per giocare a scacchi.
Negli anni Ottanta, la ricerca sull'intelligenza artificiale intraprese una direzione più modesta e pragmatica, focalizzandosi su sistemi in grado di svolgere specifici compiti con notevole competenza. Il pioniere dei sistemi esperti, Dendral, venne istruito nei fondamenti della chimica e nelle regole cognitive che gli esperti utilizzavano per interpretare i dati dello spettrometro di massa. Il risultato fu che i computer acquisirono competenze esperte e la scienza dell'informatica, orientata alla conoscenza, era ufficialmente avviata. Durante gli anni Ottanta, un gruppo di ricercatori cominciò a insegnare ai computer tutto ciò che le persone imparano sul mondo, affrontando passo dopo passo le sfide e risolvendo ambiguità. Sebbene il successo fosse incerto e lontano, la ricerca proseguì instancabile. Verso la metà degli anni 90, gli esperti di intelligenza artificiale si resero conto che l'approccio basato sulla conoscenza esperta aveva i suoi limiti. La programmazione per l'intelligenza cambiò direzione, introducendo nuovi metodi per gestire le probabilità in un mondo reale, caratterizzato da disordine e incertezza. Iniziò così un processo di insegnamento ai computer per migliorare significativamente la loro capacità di apprendere dalle esperienze. Oggi le macchine sono permeate da logica, conoscenza e abilità di apprendimento avanzate. Tuttavia, ciò non implica che i computer si comportino o pensino come gli esseri umani. In realtà, oggi non è più necessario costringere un computer a ragionare attraverso un tradizionale albero decisionale, come facevamo in passato. La programmazione moderna adotta un approccio computazionale basato su ampie quantità di dati, senza essere vincolata a una rigida logica decisionale predefinita. Secondo alcune prospettive accademiche che seguono le visioni di Turing, si prevede che arriverà un momento in cui le macchine raggiungeranno un livello di intelligenza artificiale generale. In altre parole, un computer eccellerà in alcune attività e potrebbe essere meno efficace in altre. Ma ciò non lo priverebbe di intelligenza, lo distinguerebbe semplicemente dall'umanità. L'idea è di valutare l'intelligenza in base alla capacità di compiere determinate azioni, indipendentemente dalla natura umana o meno del soggetto che le esegue, che sia esso una macchina, un umano o un marziano. Non è importante se l'aumento dell'intelligenza dei computer è opera dei ricercatori o se i computer continueranno semplicemente ad eseguire i compiti assegnati. La realtà è che alla fine raggiungeranno un livello di intelligenza paragonabile a quello umano. È improbabile che rinunceremo all'obiettivo di insegnare ai computer i complessi trucchi della mente umana. Quello che definiamo intelligenza artificiale, ovvero i computer capaci di compiere azioni intelligenti, è sempre stato e rimane il destino manifesto dell'informatica. Thank you.